Michele Chiodo, sindaco di Soveria Mannelli. Si è appena conclusa la prima rievocazione dei Vespri Soveritani, uno degli avvenimenti storici più importanti della nostra città. Sì, è un progetto che l'amministrazione ha fortemente voluto per rievocare un fatto accaduto realmente, un fatto che ha molte tracce nei libri di storia, che ha dato lo spunto per i Vespri calabresi. Sono nati qua il 22 marzo del 1806 con un episodio di un tentativo di violenza su una donna che ha scatenato una reazione da parte della popolazione locale. È un progetto che è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura, che ha finanziato e che noi speriamo si possa replicare anche negli anni a seguire. Ieri sera c'è stato un momento di approfondimento culturale con due storici locali, il professor Mario Gallo e il professor Vincenzo Villella, dove si è approfondita la parte più propriamente storica. Domani sera concluderemo con un ulteriore approfondimento, un ulteriore convegno, dove verrà messa a fuoco un'opera di un commediografo locale che nella prima metà del secolo scorso ha scritto un'opera ispirata a quei fatti, un'opera che non è stata mai messa in scena, ma che speriamo l'anno prossimo di poterlo fare, intitolata, il commediografo è Umberto Pascuzzi, l'opera si chiama Vespri di Calabria. Ecco, noi pensiamo attraverso questa iniziativa di poter valorizzare, recuperare e valorizzare un episodio che ha marcato l'identità della nostra comunità e di dare il giusto risalto anche agli uomini, diciamo, di questa terra che in qualche modo le hanno reso onore. Questa sera abbiamo concluso adesso proprio il momento vero e proprio rievocativo attraverso un corteo storico e alcune rappresentazioni sceniche qui nella piazza, come avete potuto vedere, molto belle, molto suggestive, e per questo ringrazio chi poi ha messo in campo tutte le attività, che è l'Associazione Commedianti, in particolare il professor Gino Capolupo, che è un animatore culturale che sono 50 anni che ha dedicato la sua vita al teatro e alla nostra comunità. Ringrazio, colgo pure l'occasione per ringraziare l'Associazione Gioacchino Murà di Pizzo, che ha fornito la parte militare, diciamo, della rappresentazione, e insieme ad alcuni gruppi di parenti che hanno fornito anche gli elementi, diciamo, più popolani per la rappresentazione, anche la compagnia teatrale pizzitana che ha rappresentato alcune scene particolari. Vi ringrazio perché lo hanno fatto avendo poco tempo a disposizione. Il risultato, come abbiamo visto, è stato veramente lusinghiero. A seguire c'è una degustazione di prodotti tipici, in particolare dei ceci, i ciceri, come li abbiamo, diciamo, come li chiamiamo noi, e anche con dei dolcini che abbiamo chiamato i Vesprini Calabresi, che le nostre pasticcerie locali hanno preparato per l'occasione. Grazie di nuovo a tutti.